Ok, vorremmo essere online. Anche Nicoletta si è aggiunta. Intanto grazie ad Alessandro per aver accettato l'invito alla presentazione di questo libro. E io non intervengo, diciamo, nel merito della pubblicazione, volevo soltanto segnalare, insomma, che questo è un lavoro frutto di molto, un percorso molto lungo che Alessandro dedica a questo tema, e lo fa anche trasversalmente in tutti gli articoli e negli articoli che pubblichiamo settimanalmente su Transform Italia. Noi abbiamo qui la redazione quasi al completo e faremo un giro per vedere anche quello che ha sollecitato la lettura di questo libro, che di fronte, diciamo, alla crisi globale in cui siamo, riveste ancora di più un ruolo, diciamo, quello del suprematismo, quello di una presunta superiorità della razza bianca rispetto a quello che adesso vengono chiamate oligarchie estere o asiatiche, o comunque fuori, diciamo, dalla cornice occidentale. E questo ci è sembrato, mi sembra, sia un tema dirimente proprio nella lettura che diamo anche della guerra, della crisi che stiamo vivendo in questo momento in Europa, ma che, diciamo, ha attraversato i secoli e quindi è arrivata fino ai giorni nostri, portandosi dietro questa lettura sicuramente da rivedere, da riconsiderare e fare un po' i conti con questa superiorità occidentale. Mi sembra una cosa importante proprio per quello che stiamo vivendo adesso. Io do subito la parola a Franco Ferrari, che diciamo, introduce un po' i temi del libro, e poi, insomma, mano a mano tutti quanti faranno un po' di riflessioni, per poi dare di nuovo la parola, dare alla parola invece all'autore per eventuali risposte, sollecitazioni, dalle sollecitazioni ricevute. Grazie ancora. Franco, a te la parola. Sì, grazie. Intanto buona serata a tutti. No, il libro è molto stimolante, perché poi il tema è trattato, diciamo, sia in profondità, secondo me questa è la mia valutazione, insomma, collocandolo dentro alla fase economica, sociale o anche culturale in cui ci troviamo, in cui ci sono molti elementi di crisi che poi via via se ne aggiungono di ulteriori, in particolare quello derivante dalla guerra, e poi lo colloca, diciamo, in una prospettiva storica. E quindi è una doppia operazione che consente di porsi tutta una serie di interrogativi e di domande, perché si parte da vicende anche di cronaca a cui abbiamo assistito tutti negli ultimi anni, una serie anche di attività, di azioni di terrorismo che dalla Norvegia alla Nuova Zelanda agli Stati Uniti si sono ispirate dichiaratamente con dei documenti, con dei testi che tra l'altro Alessandro riprende ed esamina, in cui da un lato si riaffermava questa, intanto la differenza tra le razze, che è già cosa assai discutibile, cioè il fatto che esistano, come dire, identità, Alessandro credo sia sparito, identità fisse nella storia, per cui i bianchi sono bianchi, i neri sono neri, e poi dentro questa anche una gerarchia, per cui una razza
tra virgolette, è più civile di un altro e quindi ha più diritto di avere forza, di utilizzare le risorse economiche, di imporre la propria visione. Ora, nel libro, questo elemento, appunto, che parte anche da una serie di fatti di cronaca a cui ho assistito in questi anni e anche di temi del dibattito pubblico, lo richiamo perché è anche di attualità, no? La sostituzione etnica, cioè l'idea che poi si unisce a una visione complottistica per cui ci sarebbe chi dei poteri oscuri che vorrebbero sostituire i bianchi cristiani europei con neri, musulmani e così via, secondo una teoria che ovviamente non ha nessun fondamento, ma che circola ampiamente, e l'abbiamo visto anche recentemente con la dichiarazione di un ministro dell'attuale governo italiano. Quindi questo elemento, questo ritorno, questa permanenza del sfumatismo bianco viene collocato dentro le grandi questioni sociali del momento. E contemporaneamente, ed è l'altro elemento interessante, viene vista una dimensione storica perché questa idea del suprematismo ha poi sostenuto il colonialismo, ha sostenuto lo schiavismo, cioè ha sostenuto tutta una serie di elementi che sono stati di grande rilevanza in tutto lo sviluppo del capitalismo occidentale. Quello che ci ha portato i principali paesi europei a occupare via via quasi tutto il mondo, spartendoselo e portando anche a delle guerre. E questi mi sembrano, diciamo, il tema e il modo in cui viene affrontato. Gli interrogativi che sollecita, almeno a me, sono tanti, diversi. Uno, provo a dirne qualcuno, poi magari forse la risposta richiederebbe un altro libro, ma insomma intanto credo sia giusto partire da questo e porseli. Uno è quest'idea di sfumatismo bianco ha però assunto delle funzioni politiche e ideologiche un po' diverse nel tempo. Adesso semplifico molto, ma se nell'Ottocento e fino anche a una buona parte del Novecento era la giustificazione del fatto che gli europei andavano in giro in Africa, in America Latina, in Asia e dicevano adesso qui comando io, perché io sono la civiltà, il fardello dell'uomo bianco, un'idea che peraltro coinvolgeva anche settori del mondo sociale, del movimento socialista, del movimento operaio, non tutto per fortuna, ma c'era anche questo. Quindi il suprematismo era legato anche per alcuni aspetti a una visione del progresso e del fatto che, essendo gli europei più avanti in questo percorso di progresso economico, tecnologico e sociale, dovevano portare quest'idea, questa visione sociale in tutto il mondo e imporlo anche con la forza, se era necessario. Questo è un elemento. E a me pare che oggi, seppure resta anche questo, che ogni tanto torna l'idea che forse sia stato sbagliato abbandonare il colonialismo, perché comunque noi siamo quelli civili e fuori c'è la giungla, come ha detto Borrell, cioè rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, e quindi l'idea che se fuori c'è la giungla e noi siamo quelli civili, poi è meglio che andiamo noi in giro a imporre all'Iraq, alla Libia o a qualsiasi altro paese come devono vivere e come devono governarsi. Questo è un aspetto che resta, però l'altro aspetto che mi pare, soprattutto in Europa, che viene agitato, l'utilizzo politico che se ne fa, non è tanto per giustificare l'idea che noi andiamo in giro per il mondo, quanto l'idea che il mondo venga da noi, cioè che noi rischiamo di essere invasi e questo mette in discussione il nostro modo di vivere e il nostro modo di pensare, che appunto è quello considerato di per sé civile. E questo mi sembra un elemento anche di un certo interesse, perché vuol dire che si agisce più sulla paura piuttosto che sull'idea della superiorità innata, cioè c'è un razzismo o un nazionalismo etnico che lavora, costruisce consenso sul timore
che siano gli altri a cambiare il nostro modo di vita, piuttosto che come motivazione per andare noi a imporre il nostro agli altri. Questo mi sembra un elemento di qualche interesse. Un altro aspetto, che invece questo è più di carattere generale, perché è un tema che c'è, poi chiudo su questo, insomma, è un tema che ha affrontato in particolare in un capitolo che è più di carattere generale. Alessandro dice il modo di regolazione del capitalismo, che chiamiamo neoliberismo, quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 30-40 anni, evidentemente è in crisi e soprattutto produce tutta una serie di danni sociali, quasi antropologici anche all'individuo, di contrapposizione, di disgregazione, di caduta del legame sociale. E quindi dobbiamo passare a un altro modello di regolazione, comunque un altro assetto sociale che mette in discussione che sia diverso, più cooperativo, più collaborativo, che rispetti la dimensione ambientale, ovviamente, questo ormai è un dato drammatico. Ecco, io su questo punto, che di per sé sono assolutamente d'accordo, vedo quello che può essere un limite, cioè il fatto di affermarlo semplicemente come un'esigenza morale fra ciò che non funziona e ciò che dovrebbe funzionare. Vedo meno, ma questo è un problema che non è nel libro di Alessandro, è nella discussione delle forze dell'alternativa, non vedo ancora la capacità di collegare questo altro mondo possibile a una serie di forze sociali che sia possibile realmente mettere in campo per arrivare a in quella direzione. E l'altro aspetto è che se nella visione classica nostra, diciamo marxista per intenderci, c'era una connessione fra il soggetto sociale creatore del cambiamento, protagonista del cambiamento, e le caratteristiche interne al capitalismo, cioè non solo il fatto che il capitalismo producesse danni sulla società, ma che essendo contemporaneamente una struttura sociale dinamica e quindi creava in parte le condizioni per una nuova società, e però aveva al suo interno un limite che a un certo punto impediva che queste condizioni di per sé portassero a una società migliore, e quindi interveniva un soggetto sociale che diventava quello rivoluzionario, quello che consentiva di andare a costruire una società nuova e diversa. Ecco, qui questo secondo me è un tema che è forse irrisolto, comunque su cui occorrerebbe ragionare, e poi finisco qui, proprio fra quella che rischia di essere solo un'aspirazione a un dover essere, in cui ci diciamo tutti bisognerebbe che la società andasse in un altro modo, ma che poi rischia di restare di non agire, di non produrre fatti politici, fatti sociali, e la capacità invece di andare a individuare nelle contraddizioni del sistema quegli elementi di forza che ci possono portare su quella strada. Beh, mi fermerei qui, diciamo che le questioni sollevate e di grande interesse sono molte, ma poi la discussione credo che ne potrà portare altre utili al confronto. Grazie. Grazie Franco, c'è Giancarlo che anche se da fuori Da sei lontano. da lontano ci Da segue. lontano. Sì, vorrei intervenire subito perché secondo me Franco ha individuato immediatamente un paio di punti importanti, un paio di noccioli della questione. Siccome però l'autore chiedeva anche di parlare delle proprie reazioni alla lettura del libro, vorrei premettere il fatto che questo libro mi ha indignato perché è un libro che è di denuncia, no? È un libro che mostra con grande esattezza e con grande precisione come l'ingiustizia,
la prevaricazione, la distruzione delle relazioni umane sia intrecciata alla storia degli ultimi secoli, alla storia che poi è stata anche la storia del capitalismo. Dico anche, proprio per sottolineare quello che ha già detto Franco, lo sviluppo delle forze produttive che il capitalismo ha garantito per secoli ormai è stata, come dire, un'anima della nostra visione della possibilità di trasformazione, di rivoluzione della società. E ora che si sta sgretolando questa caratteristica, ora che gli elementi distruttivi si presentano così forti, e soprattutto ora che è finita la possibilità di attribuire a un unico soggetto, che era la classe operaia, che era l'avanguardia del proletariato, e diciamo alla sua presenza all'interno del capitalismo, no? Alla sua coesistenza, alla sua nascita all'interno del capitalismo, la funzione di trasformazione, la funzione rivoluzionaria, e adesso siamo obiettivamente nei guai. E allora sì, è giusto quello che dice Franco rispetto a questo, come chiamarlo? Lui ha usato il termine moralismo, no? Cioè, questo dato, come definirlo? Quasi concettuale, no? E invece l'assenza di una prospettiva contraddittoria, storica, determinata, non salvifica, non utopistica nel senso buono, che era sostenuta da tutto questo. Però c'è ancora un altro problema, a mio giudizio, che è di tipo, perdonatemi, epistemologico. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che i nostri criteri di giudizio, il nostro punto di vista, la nostra scienza, la nostra conoscenza profonda della società era basata su elementi materiali. Noi ci siamo fatti, scusate, io uso forse impropriamente il pronome, le persone che hanno come me fatto un certo percorso, perdonatemi le semplificazioni, non vorrei essere presuntuoso, no? Però noi si pensava che la verità fosse rivoluzionaria in quanto c'erano le condizioni per farla diventare tale storicamente. L'uguaglianza per noi è stato un termine che era nelle cose, e oggi l'assenza di un soggetto forte di riferimento ci mette nei guai. Di nuovo, no? Ci mette nei guai ancora da un altro punto di vista. Io ho trovato nella lettura del libro di Alessandro, in un certo senso, scusate, di nuovo molto approssimativo, una scappatoia, quando Alessandro fa riferimento alla scuola di Francoforte, alla personalità autoritaria, e perché? Perché quello è un termine datato. In realtà, voglio dire, lui ha fatto benissimo a fare riferimento a quelle teorie, a quelle riflessioni. Ma se oggi mi viene da dire, cerco di misurare i risultati della scuola, le riflessioni della scuola di Francoforte con l'oggi, beh, tra quello e questo, c'è tanto di più. Ad esempio, c'è il movimento delle donne. Ora, non solo il movimento delle donne, naturalmente, c'è l'esplodere della differenza, ci sono, c'è anche
l'esperienza del Rojava, che in qualche misura mette di nuovo al centro il problema dello Stato, perché con la crisi dell'aspetto progressivo del capitalismo, la democrazia ne sta uscendo con le ossa rotte. Il libro di Alessandro dimostra come un capopopolo dotato di potere e denaro soprattutto riesca a mobilitare, come dire, false coscienze in modo come dire, a trasformare in qualche misura la natura della democrazia. D'altro canto, la democrazia è sempre stata una forma di Stato che da una classe tirava fuori la sua ragion d'essere, non tanto la sua ragion d'essere, la sua forza, la sua pregnanza. Per cui c'è, secondo me, questo elemento. Se ci concentriamo sui limiti della riflessione della scuola di Francoforte e tentiamo di andare oltre su quella strada, ci imbattiamo in una dimensione che secondo me è enormemente proficua, che è quella della comprensione, ancora che secondo me non raggiunta, non sufficientemente sviluppata, di quello che le lotte delle donne nel mondo, non solo naturalmente, ma in parte essenziale e pregnante, stanno dimostrando. Per cui, secondo me, come dire, in quel capitolo discutibile da un punto di vista teorico, ci sta l'aggancio, no? Con quello che è stato il, diciamo, il punto forte della riflessione anche marxiana, cioè quella di sciogliere nella storia e nella storia delle lotte di classe anche gli elementi teorici, no? E di aprire degli orizzonti. Se siamo in ritardo o manchevoli o deboli su quel fronte, beh, il nostro livello di, come dire, scusatevi il termine, di angoscia. Caduto sul più bello. Credo che comunque fosse chiaro il pensiero di Giancarlo. Do subito la parola a Musacco. Non so se sono riuscito a esprimere quello che intendevo. Sei caduto sull'angoscia. Quindi sono caduto, sull'angoscia cado. Quindi, voglio dire che senza senza cogliere questi elementi che sono pienamente storici e fanno parte di un percorso di liberazione che esiste, santa pace, non andiamo avanti, insomma. E il rischio di vedere solo il buio del temporale è forte. Grazie Giancarlo. Subito la parola a Musacchio. Sì, grazie. Innanzitutto facciamolo vedere il libro. Io c'ho una copia, essendo a casa in versione domestica, una copertina molto bella, molto suggestiva, insomma, quindi chiediamo come sempre anche di leggerlo prima di comprarlo, perché i libri bisogna comprarli, sono una delle cose che è giusto comprare, perché va riconosciuto il lavoro di chi ha scritto. Bravo Alessandro, grazie anche di aver dedicato un pensiero a questa nostra attività collettiva come Transform, che dice che abbia favorito la tua ricerca, che naturalmente ha meriti propri perché è così compiuta. Ecco, io penso di proporti due temi, uno un po' più facile secondo me, perché tu nel primo capitolo sostanzialmente definisci
in modo che io condivido largamente la condizione in cui ci troviamo in questa fase, insomma, diciamo, i contrasti che si stanno determinando tra le varie crisi economica, pandemiche e di guerra, insomma. Ecco. Credo che, lo diceva già anche prima Ferrari, da questo ne viene fuori anche una capacità di affrontare il tema spinoso che poi tu cerchi di mettere in luce e probabilmente ancora non hai trovato, come nessuno di noi, la risposta adeguata, insomma. Cioè il cambiamento che si è determinato. Cioè se prima questo suprematismo era praticato verso l'esterno dalle classi forti che semmai arruolavano quelli più deboli, in questo momento soprattutto avviene come atteggiamento interno che poggia sostanzialmente su una condizione di paura diffusa che colpisce principalmente le classi più deboli. Prima ho usato il termine arruolamento, diciamo anche di assimilazione sostanzialmente. Insomma, ecco, tutto il secolo, il Novecento, si è giocato molto tra questo tema dell'antagonismo di classe e dell'assimilazione sociale. Se veniva prima la capacità assimilatrice del neocapitalismo, con tutte le sue caratteristiche, anche indagate in forme diverse, penso a come Pasolini parlasse di genocidi antropologici o come anche lo stesso Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, si definisse come partito conservatore rivoluzionario insieme proprio per tener conto di questa questione, o come abbiamo analizzato le cosiddette aristocrazie operaie rispetto non solo ai comportamenti di guerra militare ma anche di guerra economica e sociale. Adesso c'è questo elemento della paura che è dominante e tu insomma in qualche modo cerchi anche di districarti rispetto alle domande che ti poni, di costruire i percorsi, i ragionamenti che recuperi anche da grandi prima di noi, Marcuse ed altri, su come le democrazie liberali rischino sempre invece poi di sconfinare verso l'autoritarismo. Ecco, e questo naturalmente lascia la domanda incompiuta: che cosa si fa? Perché c'era un qualche forma di ottimismo in Marx probabilmente nel dire che il capitalismo avrebbe disvelato nella sua brutalità le condizioni sociali, e forse questo in realtà è più complesso il percorso e come ci muoviamo. Insomma, ecco, se dovessimo fare una domanda molto concreta su un luogo che tratti molto, cioè gli Stati Uniti d'America, è chiaro che Trump dà spazio e luogo di essere a gran parte delle cose che citi, sei andato a cercarti, fanno anche un po' angoscia a leggerle, ma dall'altra parte, insomma, anche la propensione per la guerra di Biden è francamente molto inquietante, anche per gli effetti che si possono determinare. Insomma, diciamo che è un'unica grande esplosione, oltre che l'accelerazione delle stragi, come tu racconti nel libro. E quindi questo, con questa ricerca, dove ci porti? La seconda che ti pongo, che forse richiederebbe di lavorare ancora su un, forse su un altro libro, insomma, è che questo suprematismo in questo momento ha scelto come avversario principale non più i migranti ispanici o quelli africani, ma l'Asia. Nella sua parte proiettata verso l'esterno, il conflitto principale e fondamentale è nei confronti del mondo asiatico, accusato di essere un mondo totalitario, di essere un mondo dispotico e così via. Dispotico, non distopico, dispotico. Ecco, io penso che qui si sta squadernando un armamentario molto forte, che la guerra in corso è sostanzialmente, io la chiamo, come tu sai perché ci frequentiamo, una guerra orwelliana, precisamente la guerra del Grande Fratello, insomma, perché è fatta con l'idea che dall'altra parte c'è qualcuno che non deve prevalere perché noi siamo migliori, non portatrici semplicemente di civiltà, ma portatrici di un ordine che rischia di essere messo in discussione da gli altri, che in questo caso sono gli orientali. Ecco, forse su questo
dovremmo lavorare di più. Tu stesso, che sei più bravo di tutti, hai scritto moltissime cose sulle varie articolazioni asiatiche, perché poi un conto la Cina, un conto la Russia, che poi non è Asia ma è anche Europa, l'India, eccetera, eccetera, ma questa mi pare il punto forse nuovo e più inquietante. Complimenti comunque, Alessandro. Grazie Musacchio. Riccardo Rifici e poi Nicoletta. Sì, io poche cose, anche perché mi trovo un po', cioè sicuramente meglio di quello che potevo dirle io, sia Franco che Giancarlo, anche ultimamente Roberto. Beh, io intanto devo dire che il libro a me è piaciuto, anche se ho fatto fatica a leggerlo, soprattutto per questa roba delle note, che era una cosa molto interessante, che però erano l'altra parte. Quindi era stato faticoso. Poi, detto francamente, nonostante io molte cose le sapessi, se uno legge tutto in fila, uno dice, ma no, sono vere queste cose, ma non è vero, no, ma non, sono delle fake news. E invece poi sono vere, se non ci va. Per cui forse un lavoro serio di un soggetto politico dovrebbe essere quello di far conoscere bene la storia. Poi in realtà la cosa che volevo dire io è questa, che in parte è affrontata nel libro, ma ha bisogno secondo me da parte di un collettivo, possibilmente di un soggetto politico, di un approfondimento. Il capitalismo nella sua forma attuale ha alcune contraddizioni, diciamo, non è che non può risolverle, però le può risolvere solo a prezzo di grandissime distruzioni, a prezzo della sofferenza di miliardi di persone, per cui non so nemmeno se a lungo andare possa risolvere. Solo che lui per adesso la fronte è quello di confondere la mente delle persone, confondere proprio la capacità di mobilitare la rabbia contro la sofferenza, insomma, cioè lui la mobilita, appunto, come sappiamo, attraverso cose come il superbadismo. E questa è una cosa che davvero è preoccupante. Ecco, però questo ci deve far anche capire, e dovrebbe essere la cosa che andrebbe approfondita, che la risposta a questo stato di cose non può che essere la critica totale al neoliberismo, cioè, per cui cioè, l'esistenza di posizioni politiche come quelle del PD, adesso non voglio schematizzare troppo, che pensa di aggiustare qualche bella mente del PD, che pensa di poter migliorare le cose attraverso appunto mobilitazione per le libertà civili o per far stare un po' meglio qualcuno, senza fare la critica al liberismo, anzi cercando di fare un liberismo dalla volta umana, sono assolutamente delle cose che non stanno in piedi. Però è chiaro che per affrontare in modo utile queste contraddizioni, cioè un gruppo prende quel nostro, può fare un lavoro di analisi, un lavoro di studio, di confronto. Appunto Alessandro può scrivere un altro libro, però la necessità è davvero di una nuova soggettività politica che faccia di queste cose, diciamo, il punto forte dell'analisi e anche dell'azione politica. Mi rendo conto che dico delle banalità e che sono cose difficili da fare, però di fronte ci abbiamo disastri, insomma. Poi noi qui vedo, mi riguardo un po' le nostre facce, siamo tutti in una fascia d'età che forse vedrà meno problemi nel futuro di quelli che ne vedranno i nostri figli o nipoti, però come fare ad arrivare a questi appunto giovani la necessità di queste riflessioni? Forse lo sforzo principale è questo, insomma. Poi ripeto, dalla lettura di questo libro o dalla lettura di altre cose o degli articoli che per esempio anche l'ultimo numero di Transform ha portato, mi fa venire da ridere quando leggo la conferenza stampa della Schlein, francamente. Cioè, ridere e piangere.
perché se siamo messi lì era meglio un bel liberista in maniera che essere cose in maniera lineare invece di questa qua. Niente, tutto qua. Grazie Riccardo. E Nicoletta? Sì, allora, intanto il libro ce l'ho anch'io, era sicuro Musacchio, il libro ce l'ho anch'io, l'ho comprato, però non l'ho finito. Non l'ho finito ancora perché è un libro bello tosto, non lo puoi leggere la sera prima di addormentarti, lo devi leggere con cura, con attenzione, perché è un libro, e di questo ringrazio Alessandro, è un libro che approfondisce. E di questi tempi non è così facile, perché spesso si parla genericamente di suprematismo, così come si parla genericamente di privatizzazione, si entra molto raramente nel merito, o comunque non in maniera non nel modo che appunto servirebbe, e invece il libro di Alessandro sul suprematismo credo che approfondisca bene e consenta anche di capire meglio il tema. Ecco, accanto forse alla testa d'uomo rasata, forse serviva anche mettere una testa di donna, perché nel nostro paese una delle esponenti più importanti, anche a livello internazionale, del suprematismo bianco è al governo, e non solo al governo, ma è la capa del governo. Quindi, come dire, c'è una, ci sono alcune donne, se non tante, che fanno parte del, appunto, del suprematismo bianco. È per questo che io faccio fatica a parlare genericamente di donne. Apprezzo per esempio Giancarlo che ha citato il movimento delle donne, poi dirò qualcosa su questo, che è la parte del libro che mi convince meno. Però io cioè, tendo sempre a ricordare che non tutte le donne sono uguali e che il movimento che ha cambiato il corso della storia, o che ha provato a cambiare il corso della storia, più che il movimento delle donne è il movimento femminista, cioè di quelle donne che hanno consapevolezza che la condizione nel quale vivono molte donne non è determinata solo dal capitalismo, ma è determinata anche dal patriarcato, che è un sistema che fonda le modalità di relazioni umane, fonda le relazioni, come si può dire, economiche, le relazioni sociali. Ecco, da questo punto di vista, a mio avviso, il libro che affronta il tema del suprematismo tenendo insieme due aspetti, la classe e il colonialismo, e addirittura individua nel colonialismo il sistema fondante insieme alla classe, ma lo considera assolutamente uno dei sistemi fondanti, il colonialismo, nella definizione del suprematismo. Ecco, io credo che forse sarebbe stato il caso di considerare anche il patriarcato, perché la questione della, come si può dire, della gerarchizzazione, la questione della subordinazione di una razza, fra virgolette, rispetto a un'altra, la definizione di una gerarchia di soggettività, trova il suo fondamento, forse primario, se posso dire così, nel patriarcato. Lo stesso concetto di proprietà affonda le sue radici nel patriarcato. Allora, è vero che il libro considera gli effetti che il suprematismo ha sulla condizione materiale delle donne, e lo fa bene, direi, quindi io quello lo riconosco. Non considera, secondo me, sufficientemente però anche la struttura del sistema patriarcale, che è fondante il colonialismo e quindi il capitalismo. Ora, io non so dire se questi tre sistemi sono sistemi che possono essere considerati singolarmente. Ci sono, per esempio, alcune femministe, in particolare il femminismo francese, che considera il patriarcato un sistema a sé e il capitalismo un sistema a sé. Io non lo so, cioè penso che forse il patriarcato e il colonialismo sono aspetti del capitalismo, però credo che sarebbe stato bene sottolinearlo e dedicare, anche perché poi io sono quasi arrivata alla parte finale, quando si parla di che cosa fare, ecco, io credo che se si salta a pie pari tutte
tutta la riflessione che sul patriarcato ha fatto il femminismo, e quando parlo di femminismo non parlo di un movimento che ha a che fare soltanto con la difesa e l'affermazione dei diritti delle donne, parlo di un movimento che ha a che fare con la costruzione del mondo. Il femminismo è una visione del mondo, non è la difesa dei diritti delle donne e basta. Ecco. Io credo che oggi, lo diceva anche Giancarlo, lo risottolineo anch'io, oggi, non considerare l'apporto che il femminismo, o quantomeno il femminismo che ha provato a tenere insieme la contraddizione di classe, di genere e di provenienza o di razza, come preferite dire, se si salta a pie pari o se non lo si considera sufficientemente, anche la discussione e la riflessione sul che fare diventa monca, perché manca un pezzo. E quindi io credo che il libro è un libro che va letto, andrebbe anche consigliato alle scuole, quantomeno alle scuole superiori, perché è davvero un testo ricco e fecondo. Ci sono aspetti che forse andrebbero ulteriormente approfonditi. Vi ringrazio. Grazie al tecnico. E Roberto Rosso. Sì, allora, ovviamente mi unisco anch'io ai complimenti ad Alessandro, la cui capacità di approfondire conosciamo bene nel nostro lavoro, e quindi il nostro lavoro anche settimanale di redazione che si confronta su questo. E io ritrovo anche nelle cose che poi dice Alessandro anche il nostro dibattito, cioè lui approfondisce nel suo libro elementi che poi in parte traspaiono negli articoli di tutti, ma comunque sono parte del dibattito. La sua è una sorta di enciclopedia, vorrei dire, del tema. E diciamo che il curriculum di studi e di attività professionale di Alessandro, come dire, dice quali sono le risorse che mette al lavoro, perché evidentemente scrivere questo libro significa riassumere anni di, poi non so il ritmo con cui lavora lui, comunque sono anni e anni e questioni che affrontano anche nei suoi studi americani, eccetera. Lui cita i suoi maestri e via dicendo. Le cose sono state dette. Diciamo che quello che emerge, diciamo, innanzitutto è un libro di denuncia il suo, no? Innanzitutto. Quindi non è, adesso poi non è che mancano le proposte, eccetera. Uno potrebbe dire, quando lui a un certo punto dice a pagina 35, dice: in buona parte della democrazia liberale funziona stabile se i cittadini adottano una cultura di moderazione rispetto ai diritti degli altri, pensare ciò che vogliono, e poi segue tutta una, come dire, c'è una rappresentazione ideale, no? Di come potrebbe essere quella che per anni nel movimento altermondialista abbiamo chiamato una democrazia partecipativa o un capitalismo vincolato, ma che è poi contraddetto, però è un'istanza, nel senso che il libro non si dedica a questo. Così come la parte sulla scuola di Francoforte, secondo me è fondamentale, ma non è vista come un elemento di spiegazione di cos'è oggi lo stato dell'arte del movimento di liberazione, i movimenti di liberazione, da cui le osservazioni corrette di Giancarlo, ma è una... il riferimento alla scuola che più di ogni altra ha cercato di definire quella che è una mentalità autoritaria, che si esprime poi in tutte le articolazioni di cui parla Alessandro nel suo libro. Per cui io credo che quel riferimento teorico sia necessario ed inevitabile. Poi, nonostante la dimensione del testo, non è una summa, come dire, di tutto il frame teorico che su questo ci può essere, anche se le note più i riferimenti interni al testo sono un sistema di riferimenti incredibilmente complesso.
Ora, lui nella sua introduzione, le cose che emergono appunto è il fatto che nella sua introduzione, nel capitolo primo sostanzialmente, quando si parla dell'intreccio delle crisi, Alessandro tende a evidenziare anche il fatto che si smaschera ciò che è il capitalismo oggi. Contemporaneamente, però, poi capitolo dopo capitolo, come dire, a partire dalla crisi delle classi medie, a partire nel percorso storico dal passaggio dal suprematismo frutto del senso di superiorità e pratica della superiorità nel colonialismo e altro, si passa in realtà alla paura. Quindi i sentimenti di fondo cambiano e quindi che cose che noi ben conosciamo. Quindi ci sono ovviamente interi paragrafi in cui si parla dei sentimenti, del mood, insomma, che alimenta un certo tipo. Ovviamente fondamentale il riferimento agli Stati Uniti, c'è cioè il capitolo sul welfare, cioè la descrizione di quello che è stato il periodo di grande rivolta sociale negli Stati Uniti. Ci sono molte citazioni di Luther King, poi ovviamente il terribile 68 con gli omicidi di Robert Kennedy e di Martin Luther King e poi la fine di tutto questo. Cioè, è impressionante la quantità di interventi, diciamo, riformatori che sono stati fatti in quel periodo negli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti hanno. Però poi noi sappiamo che poi negli Stati Uniti c'è la Rust Belt, cioè c'è la cintura della ruggine, che è proprio la fine di tutta quella struttura produttiva che è fordista, che per prima è crollata negli Stati Uniti. Ma già allora, voglio dire, la percentuale di lavoratori nei servizi era maggiore di quella che era nell'industria. A proposito, quindi, diciamo, c'è costantemente nel libro, come dire, il fatto che c'è una sorta, mentre si spiegano le manifestazioni e la genesi delle trasformazioni di quello che è chiamato complessivamente il suprematismo, c'è anche, come dire, il senso, non so come dire, della sconfitta, no? Perché poi appunto si passa dagli Stati Uniti, l'idea della grande società di Johnson e tutto quello che in quel capitolo viene descritto, al fatto che nel 1999 si legge New Democrats di Bill Clinton, hanno cancellato il Glass-Steagall Act del 1933 che aveva tenuto separate banche commerciali di investimento consentendo la costituzione di mega gruppi. Ecco, quindi, come dire, se facciamo un salto, e in mezzo ci sta Reagan e quello che è successo dagli Stati Uniti degli anni 60, inizio 70, arriviamo a Clinton e poi arriviamo appunto, pensando alla volontà di mitigare il neoliberismo, a quella che è stato il discorso della terza via, appunto, in Germania, in Inghilterra, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti. Arriviamo ad adesso sottolinea la differenza, Alessandro, dei pronunciamenti della Corte Suprema degli Stati Uniti, quella che, diciamo, è reazionaria dopo le elezioni dei giudici, le nomine di Trump, no? E la quale ha demolito la sentenza Roe vs. Wade dopo 49 anni rispetto alla questione dell'autodeterminazione femminile, mentre contemporaneamente si continua a dire che il diritto all'armamento viene mantenuto ed è un diritto individuale. Ovviamente, come dire, ci ricorda Alessandro che quello che, se non ricordo male, il primo emendamento faceva riferimento a un periodo in cui si metteva un minuto a ricaricare un fucile, non c'erano certo i fucili mitragliatori, eccetera. Ci ricorda anche come i bianchi possano andare tranquillamente armati al supermercato, mentre invece da due parole in su viene da dire che le persone di colore vengono ammazzate per strada. Quindi c'è tutta una definizione. Però contemporaneamente, dopo questa pronuncia
della Corte Suprema, Alessandro cita il fatto che in molti stati, perché poi a questo punto la parola va agli stati, e che hanno molti una maggioranza repubblicana, però anche in questi, nei referendum, in realtà poi abbiano vinto i difensori dell'aborto. Quindi, come la situazione sia estremamente ancora complessa. Ecco, forse questa sottolineatura specifica su come si sono pronunciati gli abitanti di alcuni stati, compresi stati retti dai repubblicani, ebbene, questa cosa lascia qualche speranza. Ecco, io credo la mia domanda quindi alla fine è rivolta ad Alessandro, che appunto ha nella testa questa ricostruzione storico-politica sino all'attualità di cui stiamo parlando. Ecco, io credo come sente la contraddizione, come la vede, nel senso che giustamente chi mi ha preceduto a partire da Franco, insomma, da Ferrari, è stata posta la questione della dialettica marxiana, quindi i limiti del capitalismo, l'emergere del soggetto rivoluzionario. Beh, noi su questo credo che abbiamo imparato che la questione è un po' più complessa, purtroppo, e quindi c'è un po' questa duplicità, cioè il narrare come il capitalismo, ci sia un passaggio veloce dal neoliberismo, dalla democrazia all'autoritarismo. E appunto, infatti, la descrizione di una democrazia minimamente funzionante e ideale e moderata, ovviamente non è citata nel libro, ma non è l'elemento, diciamo. È come se l'avesse messo lì dicendo: sì, vi sto parlando di questo, però è chiaro che sarebbe bello avere un'altra democrazia. Debbo dire che non sento il passaggio all'Oriente, questa cosa che diceva Musacchio. C'è la retorica delle società libere contro le società autoritarie, e però lì la questione è abbastanza complessa, a parte l'alleanza, come dire, il Brasile, che è giusto, perché poi la questione è che si a livello geopolitico ci sono alleanze che sono trasversali anche rispetto ai regimi. Insomma, la Cina di Xi Jinping e di Lula, tanto per personalizzare, e il Brasile di Lula sono qualcosa di estremamente diverso. E come dire, la più grande democrazia del mondo, che è l'India, non sta vivendo un grande periodo democratico. Ecco, quindi io credo che la questione sia un minimo più fondamentale. C'è una dimensione antropologica che qui la chiudo, che Alessandro tratta, e che resta per me fondamentale, nel senso che appunto io non sono uno storico, e comprende anche la questione del patriarcato, che indubbiamente, come tutte le altre forme di relazione sociale, è stata sussunta dal capitalismo, no? Poi non sono addentro al dibattito sulla reciproca dipendenza e autonomia tra capitalismo e patriarcato, però è assolutamente evidente come il capitalismo sussuma e utilizzi tutte le forme di autoritarismo, di gerarchizzazione della società, al di là che poi ci siano, appunto, ci sia stata la Thatcher, ci siano, cioè il problema non è le donne in generale, no? Proprio perché il tutto viene sussunto e digerito e risputato dalla società. Ecco, quindi una però delle domande che io mi faccio è il fatto che in questa sussunzione poi la recinzione delle società, perché poi come dire, il razzismo o l'autoritarismo, il patriarcato, il disprezzo verso la paura dei migranti è comunque
definisce una logica di re, si basa su una logica di recinzione in cui i soggetti comunque subordinati trovano nella recinzione di un proprio spazio presuntamente privilegiato la base per ritrovare. E poi c'è il discorso delle comunità del rancore, e diventano comunità del rancore su cui, come dire, Alessandro, che ha lavorato con Bonomi e con Aldo Bonomi e altri, in passato ha lavorato, ha scritto, eccetera. Le comunità del rancore sono una degli elementi fondamentali, io credo, se vogliamo analizzare questo tipo. Ecco, io credo che in questo passaggio dalla volontà di prevalere alla paura come base, diciamo, delle manifestazioni, quantomeno quelle più feroci del suprematismo, ecco, ci sia, e nella questione appunto delle contraddizioni, cioè in che misura ci siano invece degli elementi di autonomia, di contraddizione in un panorama generale che però non vede come tendenza, come dire, i movimenti di liberazione, perché viva Dio, come diceva Giancarlo, ci sono, ma viva Dio, insomma, il mondo non sta molto bene. Fine. Grazie Roberto. È arrivato il momento di dare la parola ad Alessandro, sperando che la sua connessione possa tenere. Grazie. E che... Io intanto ringrazio tutti voi perché, come ho scritto anche, purtroppo è finito in una nota, però originariamente era nel testo, ma per questioni di spazio è finito in una nota. E senza di voi io non l'avrei scritto questo libro, perché è questa comunità in cui voi mi avete accolto. Io ho avuto gli stimoli, come li ho praticamente settimana dopo settimana, per cercare di approfondire, di riflettere, di ragionare. E quindi il libro è, diciamo, l'ho scritto io, però è anche merito vostro, diciamo, assolutamente, se c'è, ecco, perché forse non l'avrei mai scritto, ecco, anzi, molto probabilmente non l'avrei scritto. È nato su tre articoli che consecutivamente avevo scritto per la rivista della scorsa primavera. Diciamo, ecco, io adesso poi vengo alle specifiche questioni che sono state sollevate, ecco, però volevo fare un discorso più generale, che in qualche misura, per dare un senso al fatto che io ho scritto questo libro. Qualcuno ha detto, appunto, è una denuncia, ecco, certamente è una denuncia. Certamente anche il frutto di anni di lavoro, ma è soprattutto la mia indignazione rispetto, appunto, al momento in cui ci troviamo e come lo stiamo cercando di affrontare. La lunga storia che ho cercato di ricostruire è legata al fatto che io penso che noi, dico noi, noi europei, noi popolazione bianca, dobbiamo per forza fare uno sforzo, ecco, questo secondo me sarebbe più che auspicabile, una scelta politica e culturale, fare uno sforzo per affrontare il nostro passato, prima di tutto, cioè capire da dove veniamo, chi siamo e come siamo diventati quello che siamo, cioè quel 15% del mondo più ricco che consuma l'80% delle risorse. E quindi diciamo, è che ha soggiogato in varie forme, ma con la violenza sostanzialmente, e anche fatto genocidi, ha schiavizzato 12 milioni di africani, ecco, li ha utilizzati per produrre, metterli al lavoro nelle piantagioni, su cui noi abbiamo lucrato, su cui poi è nato prima il capitalismo mercantile e poi il capitalismo industriale. Ecco, io, diciamo, ho fatto uno sforzo perché, appunto, come diceva Riccardo, no? Dice, uno legge tutta questa roba e dice: ma davvero, davvero noi siamo questo?
Ecco, perché noi dobbiamo capire e diventare essere consapevoli e fare quindi una giusta autocritica rispetto a quello che siamo stati e quello che siamo. Ma perché? Perché se non facciamo i conti con il nostro passato, non siamo in grado di affrontare e reinventare il nostro futuro. Questo è il punto. Qui si può fare un discorso appunto anche proprio sulle forme del capitalismo, ma ecco, innanzitutto è un tema di carattere politico-culturale. Oggi ci troviamo in un passaggio cruciale dove, e qui il discorso del suprematismo io l'ho preso come un sintomo evidente del fatto che del nostro declino, del declino di quello che è l'ordine basato sulle regole a livello geopolitico, no? In cui poi queste regole non esistono, si riscrivono continuamente, l'unica cosa che esiste è la Carta delle Nazioni Unite, no? E non a caso la Cina, che propone un ordine internazionale al posto occidentale, si ricollega direttamente alla Carta delle Nazioni Unite, perché è l'unico testo in cui sono scritte delle regole che richiedono, per esempio, il rispetto di tutti i paesi, la non interferenza, no? Noi abbiamo una storia di interferenze continue nella vita dei paesi. Basta pensare soltanto ai colpi di Stato, alla strategia della tensione in Italia e tante altre cose, no, che hanno impedito e impediscono in molti paesi di perseguire quello che era poi l'autodeterminazione democratica di molti paesi. Ecco. E siamo in un momento, appunto, in un momento, come dire, particolare, perché in questo momento noi siamo in guerra, nel senso, cioè la guerra in Ucraina, e noi non siamo sul campo, però ecco, i nostri aiuti finanziari e militari, diciamo, consentiamo il prolungamento di questa guerra. Non facciamo, secondo me, diciamo, come è successo negli ultimi 40 anni almeno, i nostri stati non si impegnano in un'azione diplomatica, ma tutto il sistema delle relazioni internazionali viene gestito unicamente in termini militari, no? Basta pensare alla lunga sequela dalla guerra dell'Afghanistan all'Iraq, alla Siria e poi la Libia e così avanti. Ecco, allora adesso in questo momento il suprematismo è certamente legato a un tema della paura, è la paura interna, per esempio negli Stati Uniti, ma anche in Europa, ma negli Stati Uniti è più evidente, quello di che la popolazione bianca sta per diventare minoranza nel giro di pochi anni per la crisi demografica, l'incapacità di mettere al mondo nuove generazioni, cosa che di cui si è discusso anche in Italia nelle ultime settimane, no? Il crollo demografico e l'invecchiamento. Ecco, dopodiché, per esempio, nel nostro caso, il tema vero è che noi abbiamo dall'altra sponda del Mediterraneo un continente che è l'Africa, che ha una popolazione assolutamente in crescita, un'età media di 19,7 anni, quindi praticamente la gioventù, che è quella che a noi ci manca. Però noi facciamo i respingimenti, facciamo leggi di immigrazione sostanzialmente razziste, dove tutto viene legato, e costruiamo muri. Ecco, io credo che la questione sia anche e soprattutto di carattere ideologico, perché io sono preoccupato, perché se andiamo allo scontro di cui si parla, quello con l'Asia, appunto con la Cina, è chiaro che il suprematismo bianco diventa uno strumento ideologico per mobilitare, come
già lo è, insomma, per mobilitare noi tutti allo scontro, però ecco, i risvolti sono piuttosto inquietanti, sia dal punto di vista del funzionamento del sistema democratico, sia dal punto di vista di tutta una serie di categorie sociali che verranno, come sono già in parte, criminalizzate, i poveri, migranti, le donne sotto il profilo dell'attacco alla loro capacità riproduttiva, ai loro diritti. Questi sono i soliti target, diciamo, quelli, i soggetti più deboli all'interno, appunto, e su questo sono d'accordo, la critica rispetto al fatto che io non ho forse dedicato un'esplicita attenzione al tema del patriarcato. Io in qualche misura di questo mi rendo conto, anche se appunto io l'ho sussunto dentro il ragionamento del suprematismo bianco, e appunto su questo anche Nicoletta mi riconosce che rispetto a quello io il tema del, diciamo, la dimensione del patriarcato credo di averla ben trattata. Certamente, ecco, uno degli elementi è che rispetto a come se ne esce, e quindi la parte anche positiva, perché c'è comunque nel testo, c'è un tentativo di prefigurare, no, o non solo abbandonare il neoliberismo, forse anche abbandonare il capitalismo e cercare di costruire un sistema diverso. Ecco, certamente la difficoltà è individuare il soggetto sociale. Noi abbiamo un problema però che in questo momento crea anche ulteriore ansia e urgenza, che è la questione della crisi ambientale, della crisi climatica. Gli scienziati ci dicono che noi abbiamo 40-50 anni, dopodiché il pianeta, non nella sua globalità, però buona parte del nostro pianeta sarà inabitabile. Ecco, a cominciare ancora una volta, guarda caso, dalla parte sud del pianeta, e quindi diciamo soprattutto le fasce che stanno tra le fasce tropicali, no? Temperature a 50 gradi, fenomeni climatici estremi, ondate di calore, alluvioni, siccità, desertificazione. Questo ci crea, credo che, ecco, sarebbe auspicabile che noi non dovessimo fare la guerra con la Cina nei prossimi 10 anni, ma forse che ci riuscisse a mettere intorno a un tavolo e ragionare tutti insieme come umanità plurale, ecco, e cercare di affrontare alcuni dei veri problemi, che sono sicuramente il problema climatico, appunto 40-50 anni e poi è finita. E dall'altro poi c'è tutto il tema delle disuguaglianze, c'è tutto il tema appunto di un sistema economico che crea fame, guerre, disuguaglianze, esclusione. Ecco, quindi io, queste sono state un po' le motivazioni su cui ho cercato di lavorare, partendo da questo discorso sintomatico che è quello del suprematismo. Certamente appunto è cambiato nel tempo, noi siamo andati ufficialmente per civilizzare, ecco, così ci è stata raccontata, almeno questa è la menzogna ufficiale, e avevamo il compito di civilizzare il mondo, avevamo una civiltà, una religione, una tecnologia, una cultura superiore, ecco, e adesso invece appunto noi abbiamo paura. Noi abbiamo paura, ci rinchiudiamo. Questo è legato anche appunto a come si è modificato il capitalismo. Si parlava di Rust Belt, si parlava di appunto deindustrializzazione. Oggi l'economia americana, solo l'8% dei lavoratori producono qualcosa da un punto di vista industriale. Quindi significa che l'82% offre servizi, che poi il mondo dei servizi è un coacervo di attività pazzesche, ma questo ha significato che c'è da un'altra parte del mondo una classe operaia che non finisce mai. Se prendiamo oltre che la Cina, prendiamo paesi come il Vietnam, il Bangladesh, il Sri Lanka, la stessa Etiopia,
che pure è in guerra, però i cinesi per esempio hanno costruito nelle zone economiche, diciamo, tutta l'attività manufatturiera, per esempio nel tessile, solito tessile abbigliamento. Ovviamente stiamo parlando soprattutto di una classe operaia, per esempio in questi paesi, che è fatta di donne, che poi vivono appunto una molteplicità di elementi di esclusione, no? L'essere donna in sistemi patriarcali ancora molto forti, essere sottopagate, dover fare dei lavori con orari che non finiscono mai, e in condizioni di lavoro spesso, vabbè, sappiamo adesso è passato il decennale del crollo di Rana Plaza, no? Ecco, quindi sappiamo perfettamente, noi queste cose in teoria le sappiamo, ecco. Il problema è che bisogna fare uno sforzo per passare dal fatto magari di saperle, ecco, appunto a costruire anche, diciamo, una piattaforma politica che riguarda anche noi, no? Noi direttamente, perché poi dall'altra parte, ecco, rispetto a quello che noi vediamo, soprattutto nel caso, visto che siamo in Italia, ecco, la crisi del ceto medio, la crisi della classe lavoratrice, i giovani che per lavorare devono fare lavori di precariato, dopodiché, ecco, anche qui la logica del suprematismo viene spesso strumentalizzata, no? Per cui è più facile dare la colpa al migrante che arriva e che mi ruba il lavoro, è che riflettere sul fatto che sono 30 anni, almeno dal pacchetto Treu, che in Italia, come in altri paesi, si è liberalizzato, diciamo, di fatto in maniera anche abbastanza selvaggia, apparentemente anche con regole, il mercato del lavoro, no? Ecco, per cui, però, ecco, è più facile indicare un capro espiatorio rispetto al fatto di fare i conti con scelte politiche che sono state fatte per decenni, ecco, che hanno completamente, come sono state fatte negli Stati Uniti, dove appunto c'è la Rust Belt, ma qui si citava lo Stigall Act, l'abolizione, ma la completa liberalizzazione del movimento di capitale finanziario, che in sostanza non solo è in grado di muoversi liberamente, ma di, come dire, di fare il pusher del debito nelle vite anche di noi quotidianamente, per cui diventa poi piuttosto difficile, e dei paesi piuttosto difficile pensare anche, come dire, di mobilitarsi in molti casi, perché molti di noi in realtà sono presi da un tema frenetico, che è quello di come pagare la prossima rata dell'automobile o di qualsiasi altra cosa sia, ecco, oltre che le bollette, no? Per cui, diciamo, siamo un po' come i criceti, no? Che continuamente giriamo dentro la ruota e non abbiamo più la possibilità neanche di vedere, di aprire un po' il nostro sguardo, la nostra prospettiva, al di là del nostro quotidiano e della nostra condizione personale o familiare. Perché poi il neoliberismo ha portato anche a questo, all'atomizzazione, diciamo, sociale e culturale delle persone. Io ho parlato anche appunto di una rivoluzione, diciamo, di una mutazione antropologica da questo punto di vista, no? Ecco, il tema, anche i temi come la solidarietà, la cooperazione tra le persone, sono stati travolti, diciamo, da quest'idea che ognuno è imprenditore di se stesso, no? Ognuno deve diventare imprenditore di se stesso, e quindi, diciamo, in una logica, diciamo, di tutta centrata sulla propria condizione, sulla possibilità, come dire, di non è che la propria libertà non può essere minimamente condizionata dal fatto che si vive in un contesto di società.
provo a chiudere vedendo un attimo alcuni punti che sono stati sollevati. Sì, è vero, appunto, io ho qualche difficoltà, però si può lavorare, ci lavoro e spero che ci lavoreremo insieme su questo tema di cercare di collegare ad una serie di forze sociali per arrivare a capire come si esce da questa situazione, in particolare rispetto al neoliberismo, ma più in generale rispetto appunto a questa situazione anche di equilibri geopolitici globali. Certamente c'è una esigenza morale, ecco, diceva Franco, no? Ecco, cioè, a traspare un'esigenza morale, però è un inizio, io credo, no? Poi è lo stesso tema del dire se noi vogliamo essere, reinventarci un futuro, dobbiamo fare i conti con il nostro passato. Quindi il libro è anche questo, è anche quello di cercare di almeno creare appunto un senso di esigenza morale. C'è il tema di identificare dei soggetti sociali su cui poter, come dire, lavorare insieme, lavorare con loro, fare attività di co-ricerca da questo punto di vista. E quindi poi sul discorso invece sulle cose che diceva Musacchio, credo di aver detto, cioè il tema dell'Asia è un tema che insomma a me angoscia molto, ecco, perché torno a ripetere, io credo che però l'Occidente dovrebbe capire, l'Occidente inteso come appunto Occidente bianco, dovrebbe capire che forse questa volta i rapporti di forza sono un po' diversi rispetto al passato e non riuscirà ad averla vinta anche questa volta, anche perché questa volta c'è un paese che si chiama la Cina, che sei in grado di fare un'alleanza, per esempio, anche soltanto politica con il Brasile. Stiamo parlando, diciamo, di due paesi che oltre che una certa dimensione, una certa consistenza. La Cina soprattutto ha una potenza finanziaria, è l'economia più grande che c'è al mondo adesso in questo momento, a parità di condizioni di reddito, di potere d'acquisto. E quindi diciamo, ecco, ha fatto una strategia che è quella che io ho analizzato varie volte negli articoli, che è quella della Belt and Road Initiative, cioè la via nuova, via della seta, che significa che sostanzialmente, a differenza di noi che ci siamo dedicati soprattutto all'estrattivismo e quindi ad avere poi fondamentalmente le famose materie prime, sia minerali che alimentari, naturali, il cibo, ecco, ha investito soldi. Poi dopodiché la trappola del debito, sì, ma noi che cosa abbiamo fatto in questi decenni se non costruire continuamente delle trappole del debito e avere dei soggetti istituzionali globali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, che sono continuamente a strangolare i paesi attraverso la logica dell'austerità e la logica, lo vediamo con la Tunisia in queste ultime settimane, ma con la logica dell'austerità e le riforme strutturali, che significano semplicemente aprite i vostri paesi all'investimento straniero, cioè il nostro, e alle privatizzazioni e alla spoliazione e l'espropriazione di tutte le risorse che qualsiasi di questi paesi detiene. Ecco, questo abbiamo fatto noi per 5 secoli e lo continuiamo a fare con questi strumenti. Ecco, però in questo momento è più complesso, lo sarà sempre di più, perché dall'altra parte è un sud globale che si schiera con noi sulla guerra in Ucraina. Ci sono 127 paesi che non hanno messo sanzioni su 193 che stanno seduti alle Nazioni Unite, quindi siamo solo noi
di 52 paesi del nord del mondo, Stati Uniti, i paesi dell'Europa, il Canada, l'Australia, il Giappone e la Corea, che sono i nostri alleati gialli, diciamo, ecco, quindi, ma siamo solo noi che stiamo facendo questo, e gli altri perché non sono con noi? Perché ovviamente hanno visto cosa l'Occidente ha fatto in questi dal 45 in poi, quantomeno. Appunto, citavo prima i colpi di Stato, ma si potrebbe parlare appunto di tutte le guerre che sono state fatte e da noi. Ecco, la guerra in Iraq, io l'ho scritto poche settimane fa, era il 20° anniversario della guerra di Bush e di come si chiama, di Blair, no? Dopodiché, ecco, altre cose, diceva, volevo solo vedere se c'ho delle cose rilevanti su cui poter dire qualcosa rispetto a quanto è stato sollevato, ma su questo tema del patriarcato certamente ci devo lavorare, ecco, ci devo lavorare, e anche perché e su questo ho cominciato a lavorarci, ho scritto per esempio ultimamente degli articoli sul tema della denatalità e sul tema della riproduzione sociale, che poi significa in realtà appunto tutta la parte che riguarda la cura e come il nostro sistema capitalistico poi saccheggia, no? Tutta questa, noi dice ma non facciamo più, certo, il sistema è costruito sul fatto di saccheggiare, diciamo, non solo nel caso del rapporto geopolitico, e saccheggiare le risorse, le materie prime, tutto il resto, e nel caso delle famiglie, delle persone, è saccheggiare tutto quella dimensione che è costruita sulla relazione, sulle relazioni sociali, che vanno dal fatto di avere dei figli, di educarli, di stare insieme, di fare comunità, di fare attività volontaria. Tutto questo, ecco, viene saccheggiato nel momento in cui si tagliano i servizi, nel momento in cui le persone per vivere devono fare doppi, tripli lavori e non hanno tempo per dedicarsi, diciamo, a delle vite, ecco, che non siano solo il lavoro, e così via. Diciamo che, ecco, io più o meno questo era quello che pensavo di dire. Ecco, io credo che appunto noi siamo a un punto in cui, secondo me, questo libro è un po', come dire, il mio urlo di dolore rispetto al fatto, e cercare di fare in modo, per quello che poi gli strumenti che io posseggo, ecco, e le cose che io so fare, ecco, io sono stato in grado di scrivere un libro, di mettere in fila e di mettere insieme certamente tanti elementi, ecco, ma con l'obiettivo di, come dire, di dare una chiave di lettura, di cercare di mettere ordine al caos, no? Ecco, quindi ho cercato di fare un lavoro di anche di sistematizzazione di tante cose per costruire una narrazione che spero possa aiutare. Certo, non è piacevole, possa aiutare, diciamo, chi vuole diventare consapevole rispetto ai tempi che viviamo, è uno strumento, ecco, io lo penso che sia uno strumento, un libro credo che debba essere questo, almeno questo, un libro non di letteratura necessariamente, né di poesia, ma di interpretazione della contemporaneità, ecco, deve cercare di, come dire, dare la possibilità di riflettere e di costruire una critica, una critica che è anche autocritica, e che in qualche misura, ecco, poi il ragionamento è, la palla dovrebbe passare alla politica, ecco, noi dovremmo essere, siamo appunto, si diceva prima, il problema è che noi
cioè anche la difficoltà che io ho di identificare un soggetto sociale è anche il fatto che noi sul piano, almeno come sinistra, sul piano della politica, da qualche tempo abbiamo qualche difficoltà ad esprimere un pensiero, una linea, dei contenuti, delle piattaforme, ecco, e quindi in qualche misura, a differenza di mia, Zanotelli, che ha scritto un libro che si chiama La lettera alla tribù bianca, è avvantaggiato perché lui c'ha la Chiesa, poi la Chiesa l'ha fregato varie volte, l'ha tradito, come dice lui, però lui c'ha Papa Francesco, c'ha un soggetto che comunque articola un pensiero e che forse in questi tempi è l'unico che è stato in grado di articolare un pensiero anche rispetto alla crisi ambientale, collegando la crisi ambientale alla crisi, diciamo, geopolitica. Lui parla di terza guerra mondiale fatta a pezzi, l'ha collegata allo sfruttamento, all'estrattivismo. Dopodiché Bergoglio non è un teologo della liberazione, ma un teologo del popolo, diciamo, della teologia del popolo, quindi è un'altra cosa. Però, diciamo, comunque ha posizioni che sono interessanti e che, con cui si può dialogare. Ecco, Zanotelli c'ha la Chiesa, io qui c'ho, noi siamo soli, diciamo, dobbiamo costruirci, diciamo, no, passo passo, ecco, con la nostra attività più o meno quotidiana di approfondimento, una prospettiva, un percorso, cercando alleati. E speriamo di continuarlo, di riuscire a trovarli e a costruire, diciamo, un futuro diverso. Grazie. Grazie a te, Alessandro. Chiaramente il lavoro che facciamo è proprio questo, quello di provare a dare una sistemazione, una sistematicità alle cose che succedono, e trovarne le motivazioni e provare anche a suggerire delle risposte. Viene facile citare Woody Allen quando dice: Dio è morto, Marx pure, e anch'io non mi sento tanto bene. Non mi sento. Però, diciamo, la situazione... Però teniamo duro, diciamo. Ecco. Però teniamo duro, ecco. Quindi siamo sicuri che anche il nostro lavoro, insomma, è un modo per provare a vedere le cose, a esprimere una critica che sia anche la possibilità di una sortita collettiva, per dirla con le parole di Don Milani. E intanto grazie ancora, grazie a tutti voi, e come sempre questa intervista, come le altre trovate sul sito, e verranno inviate poi attraverso la newsletter a tutti i nostri lettori. Ancora grazie a tutti, grazie alla redazione, grazie ad Alessandro per il lavoro prezioso che fa quotidianamente, ma in questo caso nel libro e diciamo anche di metterci davanti agli occhi la responsabilità di costruire in maniera collettiva questo spazio, diciamo, che è Transform Italia. Grazie ancora a tutti voi. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao.